Non ho mai nascosto che il mio Pokémon preferito fosse Charizard di prima generazione, ma di anche tutte quante le altre 6 generazioni restanti. Però in questo test mi chiede quale Pokémon di prima generazione sei. E quindi io non è che devo per forza far uscire Charizard, ma ci sono delle domande mirate a far uscire un certo Pokémon. Ora, che siano tutti quanti a 151, quelli della prima ovviamente, oppure anche di meno, sono domande fatte apposta per far uscire il tuo io interiore e quindi scegliere uno, un Pokémon a caso. Poi quanti effettivamente siano questi Pokémon non lo so, però io direi di iniziare il test e vedere ciò che ci propone. Domanda 1 di 13, quindi abbiamo 13 domande. Scopri che Pokémon di prima generazione sei. Fai il quiz. Dunque, i Pokémon presenti nella prima generazione sono ben 151, tra cui 5 Pokémon leggendari, e vanno dal numero 1 a 151 del Pokédex nazionale. Sono della prima generazione, quindi è ovvio che vadano dal numero 1 a 151, mo. I giochi principali della prima generazione sono Pokémon Rosso e Pokémon Blu, usciti nel 1996. E già abbiamo il primo errore. Pokémon Rosso e Pokémon Blu sono usciti rispettivamente nel 1996 e nel 1997 in Giappone. In Italia nel 99, quindi già abbiamo il primo errore. Quindi mi chiedo quale Pokémon possa uscirmi. Capace non esce neanche quello di prima generazione, tanto che facciamo questi errori banali. Gli starter sono Bulbasaur, Charmander e Squirtle, con le loro rispettive evoluzioni finali, Venusaur, Charizard e Blastoise. I 6 Pokémon leggendari sono Articuno, Moltres, Zapdos, Mewtwo e Mew. Social Locker, forse quello è il 6° Pokémon. Prima sono 5, ora sono 6. Facciamo il test che è meglio. Quale fra queste cose ti attira di più? Un lago d'acqua luccicante? O il guizzo delle fiamme? Un fulmine luminoso e ramificato? Sì, in effetti è un bel fulmine luminoso e ramificato. Luminoso non tanto, ma bel ramificato, bello. Quando tutte quelle ramificazioni che si espandono dal singolo fulmine e vanno a colpire altrettante persone, proprio alla perfezione. Quindi direi C, un fulmine luminoso e ramificato. E continuiamo. Quale colore... Dai, ma me la fate così facile? Quale colore preferisci tra questi? Attenzione! Allora, il gioco è fatto a cazzo di cane. E questo lo definisce meglio della prima domanda. Quale colore preferisci tra giallo, rosso e blu? Il rosso, no, questa veramente... Io ho detto, non mi interessa quello che esce, ma scelgo il rosso. Il rosso è il mio colore preferito. Dopo il verde, il viola, insomma, tutti quanti i colori, l'ultimo è rosso. Ma tanto per re. A quale di questi avvenimenti ti piacerebbe di più partecipare? Insomma, o ti esce o Pikachu, o Charmander, o Squirtle, oppure un Pokémon tra erba, fuoco e... No, tra acqua, fuoco e elettro. Io non lo so perché fanno queste cose. Ad uno spettacolo di fuochi d'artificio, una festa in spiaggia, ad un bel barbecue in collina. Ovvio, barbecue in collina. Insomma, diciamocela tutta. Io la spiaggia, oddio, dipende, perché la spiaggia, ok, ma il mare no. Io odio l'estate in modo viscerale. Se tu mi chiedessi di andare a fare una vacanza nel Belize o agli Hawaii, oppure che so, a Ibiza, anche se Ibiza si tromba, quindi no, da un'altra parte. Insomma, in un posto caldo, dove c'è il sole tutto il giorno, per tutto l'anno, io ti direi, a me piace il freddo. A me piace il freddo, piace anche ammalarmi a causa del freddo. Mi piace stare col naso chiuso, con la gola chiusa, però deve essere freddo, a me non interessa, deve fare freddo. A me piace il freddo, e se facesse freddo tutto l'anno, ma purtroppo non è possibile, sarebbe meglio. Se poi le giornate fossero tutte quante cupe e grigie, sarebbe ancora più bello, ma a quanto pare no, quindi direi ad un bel barbecue in collina, perché sinceramente i fuochi d'artificio mi lasciano indifferente.
E poi a barbecue si mangia, quindi. Quale animale tra questi ti piace di più? Un essere mitologico, drago, fenice? In effetti. Un animale acquatico, pesce, tartaruga? Un animale da compagnia, gatto, cane? Dunque, animale da compagnia. Io avrei allenato un piccolo gatto. L'ho dipinto di viola. E pretendo che sia un Mewtwo. Ora, poteri psichici ancora non li ha sviluppati, però riesce a stare bene su due zampe e dopo gli do il croccantino e lui è contento. Quindi direi un essere mitologico, drago. Il drago è un animale davvero fantastico. Credo sia, dopo la, insieme alla fenice anche, la chimera. Sono tre, i tre animali mitologici che più mi affascinano. L'ippogrifo non è proprio un animale mitologico, ma diciamo che grazie ad Harry Potter è entrato nella categoria animali fantastici e dove trovarli? A New York. Quindi direi la. Quale elemento ti senti più affine? Fuoco, fulmine, acqua? Oddio, l'acqua per il fatto del mare, anche se no, non più di tanto. Fulmine, mi piacciono i fulmini. Però il fuoco non è che mi attiri più di tanto. Nel senso, i Pokémon di fuoco sono i miei preferiti. Però sceglierei fulmine, a dire il vero. Se ti capitasse di vedere una persona in difficoltà, cosa faresti? Me la darei a gambe levate fottendomene altamente. Questa è la risposta D. Avrei paura, ma l'aiuterei lo stesso. La aiuto con prudenza. Mi butterei il suo aiuto. Sono forte, non temo nulla. L'opzione... me ne vado non esiste. Infatti l'ho detto, era D. Io ero sicuro che non ci fosse l'opzione vai via. In Pokémon Mystery Dungeon mi sembra che ci fosse. Mi sembra. Comunque sia, sceglierei l'aiuto con prudenza, perché non si sa mai quello che può succedere. Qual è la tua qualità migliore? La forza, la determinazione, la generosità? Dunque, sono in questo periodo, più che altro, da un po' di tempo a questa parte sono molto determinato. Però il problema è che sono troppo generoso. Troppissimo, sono troppo buono. Quindi sceglierei, che poi non è una buona qualità essere generoso. O essere troppo buono con gli altri. Quando è troppo, il troppo stroppia. E quindi non andrebbe neanche tanto bene, però diciamola C, da generosità. Sei veloce? Dipende a fare cosa. Non molto, abbastanza moltissimo. A mangiare sono veloce. A correre, se mi ci metto, posso farti i 100 metri, ma non è che... Dopo finisco lì, cioè, te li faccio in 10 secondi, ma dopo sono morto, nel vero senso della parola. E oddio, moltissimo no, abbastanza. Insomma, la panza pesa, non è che non pesa, quindi direi non molto. Più che altro la resistenza, non la velocità. Come potresti definire la tua corporatura? Media, perché non sono alto 2 metri, non sono un nano, sono nella media. La media sarebbe 1,70 o 1,75. Io sono 1,86, quindi insomma, nella media. Se ti senti minacciato, cosa fai? Attacco con forza. Preferisco difendermi? Preferisco attaccare stando però attento. Dunque, fantasticando con un mio amico, è uscito fuori che se dovessero mai tenderci un agguato, tra tante virgolette, agguato nel senso di volerci derubare o cose simili, attaccheremmo con tutta la forza che abbiamo in corpo. Però preferisco attaccare stando però attento, perché se no cacciano un coltello, ti bucano e ciao, tanti saluti Andre Link. Quanto ti piace la scuola? Cosa c'entra con i Pokémon queste domande? Le prime quattro domande troppo c'entravano, ma queste è peggio di un quiz di Facebook, madonna. A meno che non è preso da lì. No, Pokémon Super Dungeon, no, quindi non è da Facebook. Quanto ti piace la scuola? Quella domanda, meno di niente, è perfetta. Rappresenta esattamente quello che mi fregava della scuola. A quando ci andavo.
anche se poi l'unica materia in cui andavo male era matematica, il resto era 6 e sopra il 6, cioè, per dire, però non me ne fregavo un cazzo della scuola. Uccideresti una persona? Per vendicare un amico, perché non porta rispetto a nessuno, perché non mi vuole restituire i soldi che gli ho prestato. Io aggiungerei un'altra, perché non mi vuole restituire il videogioco che gli ho prestato. Ah no, aspetta, io non ho amici, non presterei mai un videogioco a una persona. Quindi, perché non porta rispetto a nessuno? Questa potrebbe essere una motivazione che mi spingerebbe a uccidere. Però userei il Death Note. E allora, l'ultima che forse c'entra qualcosa. Infine, perché hai fatto questo test? Per vedere se il risultato mi dava il mio Pokémon preferito. In parte, sì. Perché non avevo altro di meglio da fare, perché mi hanno costretto. Chi è che ti costringe a fare un test del genere? Chi è quella forza oscura che ti costringe a fare un test? Non è che ora io prendo mia sorella, le sbatto il muso contro lo schermo e dico finché non fai questo test non ti lascio andare. Cioè, è una cosa, per dire, è una cosa assurda. Chi è che ti costringe a fare una cosa del genere? Io quindi direi, per fare un video per YouTube, ma per vedere se il risultato mi dava il mio Pokémon preferito. Non c'è mai una domanda di riserva, per esempio, domanda personale, cioè, sarebbe meglio. Poi magari esce una cazzata, ma va bene, uguale, no? Scopri il tuo risultato. Oh, 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 oh. Porygon è il Pokémon di prima generazione che ti rappresenta di più. Perché Porygon? Perché uccidere una persona? Cioè, che poi la domanda, giusto per ricordare un attimino, uccideresti una persona? Cioè, non è che potevi scegliere sì o no. Cioè, dovevi ucciderla per forza per un motivo. Quindi, aspetta, ora capisco perché Porygon. Questo è un complotto. Mi ha fatto scegliere se potevo uccidere una persona e dovevo ucciderla per forza perché Porygon, nel 1997, nell'episodio Porygon Soldato Elettrico, ha causato l'epilessia ad oltre 850 bambini. I casi certificati, poi quelli non certificati, non si sa quanti siano effettivi. E l'epilessia può portare alla morte, lo sapete questo? Io lo so. Lo so perché io sono Porygon. Cioè, oppure è il Pokémon che mi rappresenta di più, ma vabbè. Condividi su Facebook, rifai il test. Rifaccio il test, giusto per vedere una cosa. Tenta cruel. Perché? Cioè, ho scelto tutte quante domande che magari potevano riportare al fuoco. Tipo, ti piace il fuoco? Qual è il tuo colore preferito, rosso? Preferisci guardare fuochi d'artificio, anche se quello poteva essere più una roba elettrica, anche se si accendono col fuoco, ma vabbè. E mi esce un Pokémon d'acqua. Perché? Boh, così. Comunque sia, questo era solo un video per vedere quale Pokémon sei tu. C'era anche la canzoncina del jukebox di Pikachu, davvero carina, che preferirei non ascoltare, ma devo metterla nel video comunque sia per fare la scenetta. Ad ogni modo, questo vi lascio il link in descrizione se magari volete andare a fare il test e vedere che Pokémon vi esce e cose del genere. Quindi, come sempre, vi ricordo che in ogni descrizione del video trovate tutti quanti i link per la pagina Facebook e Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!